Sigla! Avvistato un componente sospetto e quanto mai inedito durante un ritiro prenatalizio, preludio alla nuova Tarmac SL8 di casa Specialized. Matthew Van Der Poel è stato visto e fotografato su una bicicletta completamente senza brand, probabilmente la nuova Aeroad di casa Canyon in uscita nel 2023 dalla Swift Academy direttamente al mondo dei pro. Questa è la favola di un 25enne milanese che corona il sogno di molti cicloamatori. Mark Cavendish passerà dalla Quickstep alla Astana. Il 37enne e re degli sprint dell'era moderna infatti si è accasato con la casa kazaka per tutto il 2023. Ancora un incidente sulle strade italiane, questa volta fortunatamente senza nessuna vittima, è quanto è accaduto a Laura Tomasi durante un allenamento. Benvenuti in questa nuova edizione del Fringuello News. La prima notizia, che è una notizia bomba, riguarda l'avvistamento di un nuovo cockpit, ovvero barra manubrio più attacco manubrio integrato, tutto ovviamente in carbonio, un cockpit mai visto prima su una bicicletta di Lorena Wiebes. Lorena Wiebes infatti in questi giorni è appena rientrata dal ritiro prenatalizio con la sua squadra e lo sappiamo, in questi ritiri tutti i fornitori tecnici seguono i team per presentare le novità e possono, in questo caso gli atleti, testare anche componenti che stanno per arrivare nel mercato, diciamo così, dei cicloamatori. Sembra infatti, da una foto scattata e pubblicata sul profilo Instagram di Lorena Wiebes, che ci sia un nuovo componente, questo nuovo cockpit, che potrebbe essere, ma non ne abbiamo certezza, di casa Specialized Roval. È un cockpit con una barra aerodinamica molto più profonda rispetto a quello che abbiamo visto prima e dato che la Tarmac SL7 è stata vista per la prima volta durante un ritiro prenatalizio, il nuovo cockpit potrebbe essere il preambolo per il nuovo lancio della Specialized Tarmac SL8. Beh, vedremo, non sappiamo ancora niente di questo componente perché non era brandizzato, c'è anche il sospetto che possa essere un cockpit di casa Zip, dall'altro fornitore della stessa squadra di Lorena Wiebes. Il sospetto però è molto alto perché il ciclo di vita di una bicicletta va dai 4 ai 5 anni. Insomma, vedremo se Specialized nel 2023 lancerà la nuova Tarmac SL8. Per gli appassionati Canyon c'è un'altra notizia molto interessante. Infatti un altro avvistamento è stato fatto sulla bicicletta di Matthew Van Der Poel, anche in questo caso durante un ritiro prenatalizio. Matthew Van Der Poel è stato visto allenarsi su una bicicletta senza sponsor, senza marchi, completamente nera. E agli occhi più attenti degli osservatori si capisce che non è l'Aeroad di Canyon modello 2020, è un aggiornamento. Se volessimo spaccare il capello in quattro, e dalle poche immagini che abbiamo è molto difficile farlo, però notiamo che i foderi verticali sono stati abbassati leggermente rispetto al modello del 2020. Così come notiamo anche una più attenzione intorno all'inserimento del tubo sella sul tubo verticale, con una rivisitazione completa del morsetto. Si sta parlando tantissimo della vittoria di Alex Vergallito, 25enne milanese laureato in scienze dello sport, che ha avuto il merito e l'onore di vincere le finali della Swift Academy. Questo automaticamente gli ha concesso un contratto da professionista con la Alpacin, squadra con cui gareggerà nel circuito World Tour. Oltre alla vittoria alla Swift Academy ed oltre al contratto sottoscritto con la Alpacin, quello che mi sorprende di questa storia è il commento di Christophe Degegel, manager dell'Alpacin, il quale si è dichiarato piacevolmente sorpreso dalla costanza di prestazione di Alex. Beh, staremo a vedere, so che molti hanno avuto molto da ridire, ma come dico sempre, prima di giudicare vediamo le prove dei fatti. Sicuramente va in bicicletta più forte di me e su questo non c'è dubbio, quindi perché non aspettare a dare giudizi? Parliamo invece del cambio di casacca di Mark Cavendish, che dalla Quickstep passerà alla Astana. Una mossa, questa del 37enne britannico, per, diciamo, continuare ancora ad esprimersi a grandi livelli e, perché no, continuare a vincere. Anche in questo caso vedremo, anche perché l'età non gioca più a suo favore, comunque i numeri
e le gambe li ha ancora e non deve certamente dimostrare niente. Torniamo a parlare di incidenti e sicurezza stradale. Non più di 48 ore fa, Laura Tomasi, una professionista che si stava allenando in solitaria sulle strade intorno a casa, è stata coinvolta in una rotonda in un incidente. Una macchina in sostanza gli ha tagliato la strada. Anche in questo caso la macchina sostiene di non averla vista. Laura fortunatamente non si è fatta niente, anzi la sua abilità le ha permesso di non cadere a terra e rimanere a piedi. Quello che però dice Laura è forse la cosa più preoccupante, cioè non si sente più sicura di allenarsi sulle strade italiane. E questo è un dramma perché numeri alla mano, in effetti per noi ciclisti sta diventando sempre più pericoloso allenarsi sulle nostre strade e non è soltanto un discorso di infrastrutture. Magari fossero le infrastrutture, basterebbe spendere dei soldi. Il problema è la mentalità di chi guida le nostre macchine quando si trova di fronte un ciclista. Non c'è minimamente rispetto. Quindi lo sfogo di Laura e della poca sicurezza nel pedalare sulle nostre strade sono legittimi. Dovremmo fare qualcosa. Non certo noi, ma chi governa questo paese dovrebbe avere l'onore e l'onere di intraprendere delle azioni che cambino veramente la cultura di chi sta al volante. Ok, con questa notizia per oggi è tutto. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Buon allenamento, alla prossima, ciao!